Ciao ragazzi, bentrovati anche oggi nel mio canale Ceramicanto. Oggi andremo a soddisfare la richiesta di più persone, no? Che mi dicono ogni volta nei vari corsi, ma che differenza c'è tra l'argilla e la ceramica? Quindi oggi sfatiamo questo dilemma, tra virgolette, perché non lo è. Praticamente è un tutt'uno della ceramica l'argilla. L'argilla che vi faccio vedere oggi praticamente è quella che comunemente si usa e quindi inquadriamo il piano lavoro e vi faccio vedere le due tipi di argille che andiamo di... Scusate, che abbassiamo, speriamo di inquadrare bene. Allora, l'argilla che in genere usiamo è un'argilla bianca e l'argilla rossa, la classica terracotta. Come potete vedere, faccio una gran fatica perché io acquisto dei panetti da 25 kg. Quindi questa bianca è terra caolina, con più terra caolina e quindi praticamente risulta un'argilla un po' meno duttile. Però ci dà un risultato del genere dopo la cottura. Quindi, dopo aver realizzato l'oggettino, io vado a tirarlo fuori dal forno, cuoce a 960 gradi perché le argille vanno da 960 ai 1030 e come dico sempre, quando acquistate l'argilla potete acquistarla anche online, ma online in genere non sono molto affidabili, insomma, le provenienze, no, di tali materiali e io mi affido sempre a un fornitore di fiducia e mi dà la cottura esatta dell'argilla che mi vende. Detto questo, la mia argilla appunto va a 960 gradi come tutti gli oggetti che cuocio e che ora vi vado a far vedere in una carrellata veloce. Quindi dicevamo un tipo di argilla, questa bianca. E otterremo oggetti dopo la cottura, quindi una prima cottura, una biscottatura si dice, otterremo questi, una base bianca e questa è più diciamo predisposta, questa base bianca per la colorazione, no? Per intenderci, per colorarci sopra, visto che la tavolozza è bianca, si presta meglio. Ma non è detto, magari uno può volere un oggetto bianco e quindi basta che passi la cristallina e oggi non è il video adatto, insomma, per spiegare questo, anche perché vi troverete sulla mia playlist tutti i vari tipi di colorazione, anche quelle a freddo, compreso come si passa la cristallina e la smaltatura, quindi oggi non vado a spiegarvi questo, vi dico solo che però se ad alcuni piacciono così bianche, però vogliono renderle impermeabili perché se le vogliamo usare, ovviamente la prima cottura non basta, dobbiamo fare un'immersione nella cristallina e poi una seconda cottura, sempre a 960 gradi, per quanto mi riguarda il mio materiale cuoce a questa temperatura, ma più o meno siamo lì. E quindi vi ritroverete un oggetto lucido, smaltato, impermeabilizzato e potete fare colazione e bere le vostre tisane tranquillamente. Perché molti mi dicono: ma in terracotta possiamo usarlo così? No, la terracotta potete usarla solamente come un vaso per fiori, ecco, per intenderci, i classici vasi per fiori, ok, quelli hanno bisogno appunto il vaso di respirare, no? Mentre annaffiate dentro c'è la pianta. E ha bisogno anche che l'acqua fluisca, insomma, no? Quindi l'umidità esca fuori dal vaso, mentre il bicchiere che usiamo in casa necessariamente va impermeabilizzato, quindi attraverso l'invetriatura, quindi la cristallina, che non è nient'altro che del vetro fuso, insomma, che poi in cottura riapprende di nuovo, si ferma sulle pareti del nostro oggettino e lo rende impermeabile e adatto all'uso che ne vogliamo fare secondo l'oggetto che abbiamo a disposizione. Detto questo, abbiamo poi anche l'argilla, questa è un po' meno pesante perché è già stata usata e come potete vedere è più scura, vedete? Quindi questa è argilla rossa, quindi allo stato
prima della cottura, con l'argilla bianca, praticamente l'argilla grigia è quella che diventerà dopo la cottura bianca, ok? Quindi l'argilla rossa è di un grigio scuro prima della cottura, quindi al colpo d'occhio sapete già che questa più chiara, quando andrete a comprarla, insomma, oppure avete dei panetti in laboratorio, difficilmente andrete lì a leggere l'etichetta, sarà bianca o sarà rossa? No, questo solo nel caso in cui prendiate due tipi di terra rossa, in cui uno contiene più ossidi di ferro, determinati ossidi rispetto a degli altri, perché magari, per esempio, io uso delle argille appunto rosse, ma sono magari argille refrattarie che mi danno l'opportunità di realizzare dei mattoni, no? Perché i mattoni refrattari possono essere realizzati, classici che si usano anche nel laterizio, insomma, nel campo murario, no? Nel campo edilizio, eh? E quindi questo è impercettibile, no? Perché allora in quel caso devo andare a leggere se magari ho più di qualche panetto secondo il tipo di lavoro che devo fare, oppure ho un altro tipo di argilla ancora che magari mi serve per il tornio. È un'argilla magari un po' più duttile, più pulita. E quindi a colpo d'occhio, anche se mi rendo conto che se è rossa, devo necessariamente andare a leggere l'etichetta per quelle che uso io. Logico che ci sono laboratori dove lavorano più terra bianca, quindi più terra caolina, più pura, perché la terra caolina è più pura rispetto a questa rossa, però si presenta, si essicca subito durante la lavorazione, è meno duttile. Questo tipo che uso io, che faccio usare anche a scuola e in laboratorio, ovviamente non è di quella purissima come la porcellana. Noi lavoriamo, non la lavoriamo la porcellana, ma chi lavora la porcellana usa dei materiali veramente molto molto diciamo puri e quindi un po' difficoltosi alla lavorazione e ci vuole un'esperienza. Diciamo molto più sviluppata, no? Mentre questo tipo di argilla possiamo adattarla anche alla manipolazione dei bambini, per la manipolazione dei bambini o delle persone che si trovano alle prime armi. Come sapete, il mio tutorial è indirizzato a chiunque, ma soprattutto a lanciare questa bellissima arte che inizialmente ci appassiona perché riusciamo attraverso la manipolazione, senza rendercene conto, a rilassarci e nello stesso tempo a scoprire le nostre capacità. Perché tante persone che vengono al corso mi dicono: ma io non sono capace a fare niente, non ho mai fatto niente, non sono capace a disegnare. Beh, vi assicuro che escono fuori dal laboratorio che esterrefatte perché riescono a realizzare delle cose meravigliose. E praticamente le entusiasma ancora di più a ritornare e a rilassarsi, insomma, anche in questa attività meravigliosa. Un'attività meravigliosa che è molto divulgata nelle scuole, soprattutto quelle che hanno un forno e quindi che hanno l'opportunità poi di cuocere gli oggettini. E preso questo discorso perché sulla mia playlist troverete. Io lancio delle idee sulla mia playlist, non lancio un corso vero e proprio perché è un po' all'ancoraggio e va a coprire quella fascia di persone che sì si trovano alle prime armi, ma ci sono persone che si trovano alle prime armi e vogliono intraprendere il vero corso di ceramica. Per cui si vanno a guardare i corsi e si vanno a guardare il video magari della colorazione della ceramica, dell'ingobbio, di tutte quelle tecniche che riguardano la ceramica vera e propria. Mentre per i bimbi a scuola, pur di fargli fare manipolazione, che non hanno un forno, arriviamo a fargli fare l'oggettino senza cottura, troverete un video anche senza cottura sulla mia playlist,
come realizzare gli oggettini senza cottura. Dopo l'impermeabilizzazione, per impermeabilizzarli, perché sapete, se no, questa argilla è naturale, se non è quella autoindurente che in genere si trova in commercio, ma è la classica argilla che usiamo in laboratorio e che poi viene cotta. E attraverso questi video invece possiamo utilizzare questo materiale naturale con la tecnica dell'impermeabilizzazione, sempre sul video, vi ritroverete dei piccoli oggetti per coloro appunto che non hanno un forno, con la prerogativa di aver usato un materiale che per milioni di anni ha levicato la natura attraverso le rocce, attraverso il vento, gli agenti atmosferici, e che in natura ci ha regalato, no? questa meravigliosa cosa. E io vado sempre per le cose naturali, per cui preferisco usare questa che quella autoindurente. E quindi troverete, come vi ripeto, tutti i vari video che vi insegnano a fare questi oggettini per chi non ha una cottura e non ha un forno e non può eseguire la cottura. Quindi mi riferisco ai bambini che magari vogliono fare dei piccoli oggettini, riescono anche a fare, devono essere di piccole dimensioni, ragazzi, perché temono l'umidità anche dopo l'impermeabilizzazione, però diciamo che possiamo usare dei piccoli soprammobili, delle piccole cosine, e che ci regalano comunque delle cose carine, e i ragazzi si sono comunque divertiti, ok? Allora, vi posso far vedere un altro. Mi assento un attimino. Allora, questa scatolina, che poi magari qui si è impolverato tutto, no? Questa scatolina, vedete, non so se si vede all'interno, è grigio scuro, quindi è quella, non è stata cotta, all'interno non è stato dipinto, quindi potete vedere l'argilla che non è stata cotta. Il fuori è stato cotto e praticamente dobbiamo passare solamente la parte della laccatura per renderlo lucido, tipo ceramica. E niente, questa scatolina appunto è stata realizzata senza cottura. Detto questo, appunto, i due materiali sono questi. Io vi vado ad eseguire altre carrellate di oggettini che possiamo fare con l'argilla. Questo perché all'inizio ho aperto il video dicendo: ma qual è la differenza tra argilla e la ceramica? Praticamente l'argilla racchiude tutte le lavorazioni che si fanno attraverso la ceramica racchiude tutte le lavorazioni che si fanno attraverso la lavorazione delle varie argille, che possono essere la ciotolina in terra bianca, dal laterizio e dal mattoncino refrattario, vedete? Dall'oggettino in terracotta e poi colorato a freddo, perché magari i ragazzi a scuola, vedete, questo è stato colorato a freddo, e quindi andate a vedere anche il video di colorazione a freddo, troverete quello che volete sulla mia playlist, e aggiungerò sempre di più, anzi iscrivetevi al canale così rimanete sempre aggiornati per le varie cose che vado ad aggiungere. E quindi questo è un'altra tipologia, la classica brocca in terracotta, no? Poi fa parte anche, ecco, ho fatto vedere inizialmente il piatto, questa è una maiolica. Per chi mi chiede che cos'è, è impolverata, perché qui il laboratorio di polvere non manca mai, che cos'è la maiolica? La maiolica non è nient'altro che praticamente la terracotta passata nello smalto. Io attraverso l'immersione l'ho passata nello smalto, lo smalto crudo polveroso, sullo smalto crudo polveroso ho dipinto, ho fatto questo paesaggio che vedete, con i pigmenti, alcuni appunto con i colori ceramici. Poi susseguentemente ho passato con il compressore e con l'aerografo, chi ha l'aerografo, la cristallina, altrimenti chi non ha l'aerografo può immergere nella cristallina dopo aver fatto la maiolica
E niente, il risultato è questo, vedete? E quindi è la classica ceramica. Anche questo è un elemento che fa parte appunto della lavorazione dell'argilla, i vari trattamenti, e quindi la ceramica racchiude un po' tutta la lavorazione, no? Che andiamo a fare, che gira intorno e che parte dalle argille fino alla trasformazione dei vari oggetti, alla lavorazione delle eventuali tecniche che si vogliono realizzare, dalle monocotture, dall'ingobbio, dalla maiolica, dalle sole terracotte, dal refrattario. E quindi la differenza è questa. Effettivamente non c'è differenza. La ceramica racchiude le argille, tutte le lavorazioni che si ottengono attraverso le argille. Ora vi faccio vedere anche un'altra monocottura realizzata perché mi vado a realizzare con i mattoni il refrattario, perché posso farli di questo spessore perché sapete che in forno una piccola bolla può precludere l'oggetto. Io le faccio questi mattoni perché poi li smalto e niente, adesso magari ho fatto questo tipo di lavoro perché mi è stato commissionato oppure ecco quest'altro un po' disegno naif, vedete? Fatto sempre, vi dà l'opportunità poi di fare questi mattoncini e di finire il disegno anche lateralmente, vedete? E vengono, anche questo fa parte della ceramica, ma si è partita sempre da una base in terra, in argilla, quindi attraverso la lavorazione dell'argilla si ottiene questo. Le classiche anche tegole, qualsiasi cosa che noi troviamo anche in commercio, dai vasi dei fiori in terracotta, alle tegole per essere dipinti o a quelle che abbiamo sopra i letti, ai laterizi, ai mattoni, alle piastrelle che abbiamo in cucina. Insomma, quella è ceramica e quindi tutta la lavorazione di queste argille, lo ripeto all'infinito. Viene racchiusa nella ceramica. Ora, quando andrete a lavorare, mi chiedono quali sono le attrezzature primarie che dobbiamo utilizzare. Allora, sempre per chi non è esperto, ma do un'infarinatura anche a chi vuole cominciare sempre con la poca esperienza, ma ad avere delle attrezzature via via sempre più diciamo professionali rispetto a magari a scuola dove i ragazzi ovviamente non possono avere delle attrezzature costose, no? Invece chi vuole cominciare quest'arte piano piano si fa un piccolo studio e compra. Cosa può comprare? Le mirette. Le mirette. E inizialmente, ecco, queste magari nei negozi specializzati cominciano un po' a costare di più, ma potreste anche andare nelle cartolibrerie e troverete anche questi tipi di mirette, le vengono chiamate, e praticamente servono per modellare l'argilla secondo i lavori che andiamo a fare, anche scultori, no? Ecco, a proposito, mi avete fatto venire in mente una cosa. Vi volevo far vedere che fa parte anche della ceramica, vi faccio vedere appunto una carrellata di cose che si fanno, che faccio in laboratorio da me, ecco, tipo questo fa parte della ceramica, queste sono le mie sculture che mando, che faccio e con le quali partecipo alle varie mostre. Molti mi hanno chiesto, ma fai solo queste cose per bambini? No, faccio anche delle mostre e chi vuole venirmi a trovare, spesso sto al Museo Nazionale delle Arti a Roma, a via Guglielmo Marconi 8 e quindi poi manderò l'anteprima, magari la locandina quando ci sarà il prossimo evento, siamo circa 42-43 ceramisti di ogni nazione che veniamo invitati periodicamente e ognuno esibisce, quindi su invito mi invitano ad esporre le mie opere. Ve ne faccio vedere un'altra, quindi anche questa fa parte della ceramica, dove ce l'ho? Ecco, vediamo se si vede da qui.
Questa è un'altra, sempre piena di polvere, ma poi prima che la porto, ecco, questa praticamente, ragazzi, è una mia opera e da un tronco, appunto, vedete, ho realizzato questa maternità, si chiama maternità, e vedete il bel pancione che nasce dalla madre terra. Su questa sono veramente contenta perché ho partecipato anche con questa a un concorso e insomma sono contenta che è stata contenta che l'ho vinto. Ecco, quindi mi faceva piacere per farvelo vedere, soprattutto per, ma non è fatto, è perché queste cose si fanno giustamente e per il piacere di farle, e adesso accontento anche coloro che magari me l'hanno richiesto. E un'altra cosa che voglio far vedere, visto che ce l'ho, il bene e il male, anche questa piena di polvere, eccolo qua, ragazzi, e ha delle sfaccettature meravigliose, io l'adoro questa, perché in ogni praticamente angolo, si, vedete, c'è il viso, ha veramente, escono fuori dei visi. Adesso pesa tantissimo, la poso di nuovo, ma la reputo meravigliosa perché se vi mettete a guardare, non, cioè in ogni particolare esce fuori un'immagine. Voi adesso la vedete dall'alto, ma io sono innamorata delle cose che faccio ovviamente. Oste, com'è il vino? Ecco, e ve ne faccio vedere un'altra. E quindi anche questo fa parte della ceramica. Guardate, anche questo non so se riuscite a vedere. Oddio. Anche questa è un altro quadro che espongo. È il peccato originale. Lei è Eva accecata, il giardino dell'Eden, ovviamente tutto quanto, insomma, un po' idealizzato e poi esposto in questo modo da me, e poi Adamo ed Eva che vedete giù, la mano che colse e il viso accecato di Eva che praticamente si fece tentare. Ecco, questa è la mia interpretazione del giardino dell'Eden, però non, è il peccato originale veramente, però preferisco dire il giardino dell'Eden perché do sempre una chiave positiva. Ve ne faccio vedere un altro e adesso sposto e vi faccio vedere una scultura che andrà in Sardegna. Vi faccio un po' vedere le mie cose, no? E non so se la vedete. Questa andrà in Sardegna e praticamente ecco. Mi è stata commissionata dall'isola di Santo Antioco e niente, ho dato una mia interpretazione, è un po' buio qui, non so se vedete, questa è l'immagine del santo e niente, faccio una breve carrellata del mio piccolo laboratorio, non so se si vede, è sempre un po' caotico e niente, ritorniamo alla postazione, quindi tutto quello che vi ho fatto vedere, comprese le sculture, sto qui, arrivo, comprese le sculture, adesso mi prendo un attimino, stiamo proprio facendo una live, quindi comprese le sculture fanno parte anche questi soggetti, ragazzi, guardate, visto che è Pasqua ce l'ho in mezzo adesso perché li stiamo realizzando, guardate che carini. Anche questi non smaltati con la vera ceramica, ma attraverso la terracotta, solamente poi dipinti a freddo, quindi vi andate a vedere anche i video della lavorazione a freddo, si possono realizzare delle cosine veramente graziose. Poi man mano che mi salta fuori qualcosa ve la faccio vedere. Ho preso questo filo di raffia plastificato perché a me è molto utile. Non è il massimo, devo dire la verità, però adesso mi ritrovo questo e questo uso. Allora, prendo un paio di forbici. Dicevamo
tenete sempre un filo per tagliare l'argilla, quindi abbiamo detto le mirette, dobbiamo prendere le mirette, rinquadriamo il piano lavoro, vediamo se si vede bene, sentite come cameraman, non lo so, non so al massimo, però dai, il laboratorio è così, sono sempre estemporanee. Ok, allora, mirette, abbiamo detto, però potete andare tranquillamente, in queste mirette c'è sempre una spatolina che serve per schiacciare i colori che sapete sono in polvere, no? C'ho sempre un video dove spiego come miscelarli, ma prima vanno praticamente schiacciati per togliere quella granulazione che si forma, e quindi anche questa fa parte dell'attrezzatura. Per i meno esperti possono andare nelle, dicevo, anche nei negozi, nelle cartolibrerie e prendere questi semplici attrezzi per la modellazione, per la modellatura, ok? Poi, pennelli, ragazzi, non debbono mancare. Nello specifico, questa c'è una paletta, non serve a nulla. Nello specifico, questi tranne questi ovviamente sono tutti per la ceramica, quelli che uso io. Logico che ragazzi a scuola, bambini che non usano la ceramica, perché tra l'altro le polveri dei pigmenti, se inalati o ingeriti, sono tossici, quindi giustamente in via precauzionale la colorazione viene fatta usare specialmente ai bambini della scuola elementare, viene fatto usare la tempera, la classica tempera, capito? Oppure le altre colorazioni a smalto sempre a freddo che propongo nei vari video. Andate a vedere tutti i vari video. Poi non deve mancare mai una forbice, magari quelle un po' più lunghe, le classiche forbici. Adesso questa è un po' cortina, no? Questa che ho io, però quelle con la punta un po' più lunga, perché servono anche per tagliare l'argilla quando si formano le lastre, per fare un bel taglio è molto molto utile. Poi non deve mancare mai sul tavolo la barbottina, praticamente o un po' più miscelata, un po' meno miscelata, vedete, barbottina bianca quando si usa la terra bianca, barbottina rossa quando si usa la terra rossa. E questa, lo sapete, chi mi segue lo sa, è argilla miscelata all'acqua, e man mano aggiungeteci sempre un pochino d'acqua, anche vedete l'ho fatta di proposito un po' più liquida per farvi vedere, questa è un po' più densa, e dipende dal lavoro che volete fare, no? A volte sempre un po' più densa, a volte un po' più liquida, ma in entrambi i casi comunque attacca, è la nostra colla. Quello che dico sempre però, non eccedete mai nel metterla, ok? Perché poi fa l'effetto contrario, slittano le due parti che volete attaccare se ne mettete troppa, perché contenendo acqua fa, capito, da slittamento alla parte che volete andare ad incollare, ma quello poi lo vedrete piano piano quando imparerete di volta in volta. Poi quando dovete tagliare l'argilla, ragazzi, vi mettete sul piano, come potete vedere, vi consiglio, invece di rimediare le tavole di legno, io non mi trovo bene con la tavola di legno, mi trovo bene per poter proporre gli oggetti sopra una volta che li realizziamo, ma i ragazzi qui in laboratorio usiamo dei pezzi di stoffa ricavati da vecchie lenzuola, quindi non buttate le lenzuola perché sono eccezionali. Quindi non sporcate il piano lavoro, e non solo, non si attacca l'argilla mentre la state lavorando. Poi, sempre per quelli che vogliono cominciare a lavorare con attrezzature basilari, non la scuola ovviamente, perché sono troppo costosi questi pezzi, è il classico torniello, che ci dà l'opportunità di, vedete,
di non toccare il pezzo mentre lo si dipinge o lo si lavora o lo si lo, se uno vuole dipingerlo, ok, se lo sta realizzando magari mette una tavoletta, invece di toccarlo e girarlo e deformarlo, avendo il tornetto lo può girare e quindi la lavorazione la esegue in maniera a tutto tondo, senza deformarlo, ok? Andando veramente al punto dove magari vuole sistemare l'oggettino. Poi abbiamo detto la tovaglietta e ritorniamo uno stecchino. Gli stecchini, quelli da spiedini, servono comunque anche per i più esperti, secondo me. E gli stecchini, gli stuzzicadenti più piccolini. Vi assicuro che in qualsiasi caso servono moltissimo. Poi il filo, anche un filo da pesca va benissimo. Io da qualche parte dovrei avere anche il filo che è una sorta di fil di ferro, dove ai lati ho dei pezzettini di legno e era un po' più comodo. Non lo trovo, ma ho preso questo di proposito per farvi capire che basta che prendiate un filo resistente che vi dia l'opportunità di tagliare adesso l'argilla come vi faccio vedere. Mi vado a prendere il panetto, eccolo qua. Quindi questo è già tagliato, ok. Però vi voglio far vedere quanto sia più facile tagliarlo con un filo piuttosto che con, sperando non si rompa adesso questo, che con un coltellino. Ecco, con un attimo io ho tagliato una lastra. La posso tagliare pure più fina, insomma, se mi impegno di più riesco a tagliarla ancora meglio. Ma tanto questa poi deve essere lavorata, quindi non è un problema. Altra cosa che mi raccomando, quando avanzano, vedete questi pezzi di argilla? Allora, per tenerli sempre allo stato morbido, magari avete finito il lavoro, allora togliete il filo, non lasciatelo in mezzo perché forma aria, ricoprite, prendete un panno, lo inumidite, adesso mi assento, lo vado a prendere nel mio lavandino. Vi faccio vedere un panno sporchissimo, ma è sporco di argilla, molto molto umido. Lo inserisco, molto molto umido perché lo inserisco e poi cerco di richiudere in questo modo con una busta sopra. Se fate così, ragazzi, l'argilla vi rimane sempre, altrimenti vi fa disperare, magari la prima parte la dovete buttare. Insomma, non è tanto andarla a comprare perché il costo non è esosissimo, ma poi quando si deve utilizzare uno non ce l'ha a disposizione e deve magari deve rimpastarla, deve rimettere in ammollo, non è una cosa facilissima, è meglio che usiate queste precauzioni, così al momento avete un materiale sempre a disposizione nella plasticità giusta per poter essere modellato. Fatto questo, lo potete lasciare tranquillamente. E quindi ecco, infatti dopo tutto questo l'ho lasciato fuori. No, anche questo mettiamo dentro, così l'altra butta sopra. Quindi la stessa cosa vale anche per l'argilla bianca. C'è anche altri tipi, ci sono anche altri tipi di argilla secondo uno i lavori che deve fare, ma queste sono quelle più usate e poi sono queste che uso in laboratorio anche per fare le mie sculture. Adesso non ho sottomani dipinti perché ce l'ho dall'altra parte, insomma, adesso sto sviluppando altre cose, quindi mi tolgo da mezzo a, diciamo, quello che non serve perché l'ambiente che avete visto non è grandissimo. E quindi detto questo, ecco la differenza, ridico di nuovo, tra l'argilla e la ceramica è che la ceramica praticamente racchiude tutte le lavorazioni che si fanno con le varie argille. Le varie argille possono essere di vari colori secondo gli ossidi che co contengono.
ok? Ma soprattutto sono naturali, ci fanno divertire e ci danno tanta tanta soddisfazione perché riusciamo a realizzare veramente delle cose meravigliose con questo materiale che ci offre la natura. Detto questo, ragazzi, è sempre un piacere stare con voi al prossimo incontro e mi raccomando, iscrivetevi al canale e mettete un like al video se vi è piaciuto. Buona creatività a tutti, cari.